accoglienza degli atleti, accoglienza di chiunque voglia venire nella nostra città ed è bella questa concomitanza anche di simboli di accoglienza, perché per me le università significa sport, significa giovani, cultura, pace, solidarietà, amore, rispetto dell'avversario, colori della pelle molto diverse, 128 paesi, 8.000 atleti, centinaia di migliaia di persone, quindi Napoli si è fatta trovare pronta. Nessuno ci credeva, in 10 mesi i napoletani hanno fatto un lavoro enorme, quindi speriamo che vada tutto bene, chiaramente ci dobbiamo impegnare tutti a diminuire i disagi in città e fare sì che saranno di gran lunga i vantaggi in questi giorni e poi dopo per quello che rimarrà in città. Navi da crociera nel cuore della città di Napoli, abbiamo un servizio chiavi in mano, terminato l'evento non avremo più problemi, siamo molto soddisfatti, adesso dobbiamo essere all'altezza dell'evento. Ovviamente lo sforzo organizzativo è stato immenso, forze dell'ordine, questura, l'esercito che sta custodendo gli impianti sportivi, la viabilità, la sicurezza, rapporti con le diplomazie dei vari paesi del mondo. Abbiamo fatto un accordo con la scuola di diplomazia per farci accompagnare l'accoglienza degli esponenti dei vari governi. La sanità, abbiamo dovuto prepararci con la Napoli 1 anche per problemi sanitari. Uno sforzo gigantesco, mi auguro che sia premiato. Sono sicuro che saremo in grado di offrire al mondo l'immagine più bella di Napoli, della Campania, di queste terre ricche di storia, di cultura, di opere d'arte, di ambiente, e saremo in grado di rappresentare da Napoli l'Italia intera, l'Italia unita. Ho fatto il percorso da Fuorigrotta a qui, tutti gli enti hanno collaborato, gli impianti sportivi sono pronti, stiamo, diciamo, rifinendo, mettendo le ultime sede, gli ultimi tavoli, siamo pronti. Adesso le navi sono qui e le università iniziano, quindi siamo contenti di aver cominciato.